Sanremo è musica, Festival della Canzone Italiana, però Sanremo è riflessione. Obbligatoriamente dobbiamo riflettere su alcune cose che sono decisamente importanti e purtroppo drammatiche. Pensate che in Italia solo nell'ultimo anno ogni giorno 4 lavoratori usciti per andare al lavoro non sono più tornati a casa. Pensate, 4 lavoratori ogni giorno. Sono 1.485 morti che non fanno notizia, morti silenziose. E allora immaginatevi un giorno come tanti, un operaio in fabbrica, un giorno come può capitare a qualsiasi operaio. Durante il turno c'è un'esplosione devastante. I testimoni diranno: lo abbiamo visto sparire come dentro a un lampo. Quell'uomo lascia un bambino di appena un mese che cresce con quell'unica fotografia del suo papà, appesa lì in salotto. Ho ascoltato una canzone bellissima che racconta questa storia drammatica. Ascoltatela veramente con attenzione. Paolo Iannacci e Stefano Massini con L'uomo nel lampo. Ehi, Michè, sono io, Michè, questa voce lontana. Dicono, sai, la vita è strana, ma più che strana è proprio bastarda, ed io lo so perché mi riguarda. Da quando il mio filo si è rotto, sono una foto appesa in salotto. E in quella foto, oltretutto, ma dai, Michè, sono così brutto. Occhi chiusi, viso scuro, che se mi avessero detto, giuro, questa foto resterà di te. Accidenti, Michè, mi sarei messo in posa. 1, 2, 3, flash, perfetto. Sono io, sì. Sono l'uomo di cui ti hanno detto che un lampo mi portò via e di me non resta che una fotografia. C'era una volta un uomo che vide come un lampo. Sorrise, alzò le mani come per abbracciarlo. L'uomo nel lampo che non è più tornato. Lo viderò in quel lampo e lì si addormenta. Proprio quel lampo che porto via mio padre e che da quel momento e musica nel vento. Sai, Michè, non è che sono solo in questo posto. C'è più folla che a Rimini d'agosto. Tutti come me finiti fuori pista, tutti fuori dalla lista, tutti con il marchio addosso di questo paradosso che il lavoro porta sottoterra e l'operaio muore come in guerra. Ma io, Michè, io che ridevo anche dei guai, io che la battuta non mi mancava mai. Quando mi dicono la fabbrica è una miniera, rispondo no, piuttosto è una galera, perché loro si fanno l'ora d'aria e pure noi, nel senso che saltiamo in aria e nelle fiamme di 6 metri e via passi da uomo a fotografia. C'era una volta un uomo che vide come un lampo. Sorrise, alzò le mani come per fermarlo. L'uomo nel lampo che non è più tornato. Lo viderò in quel lampo. Questo lampo non ha odore né colore. Il lampo uccide, ma senza far rumore.
poi ti guardi ad uno specchio e lì vorresti perdonare. E vabbè, basta, dai. Da questa foto mi guardo intorno e non ho smesso un solo giorno, in silenzio, fotografato e muto, di dirti: ciao Michè, sono il padre che non hai conosciuto. Paolo Iannacci, grande amico, Stefano Massini. Paolo Iannacci e Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony, che è il più importante premio teatrale al mondo. Grazie, grazie per questa bellissima canzone, questa interpretazione meravigliosa. Ricordiamo che il lavoro è un diritto che non prevede la morte, e proteggere i lavoratori è un dovere. Anche perché. Prego. Anche perché, ma sai che c'è? Io intanto voglio ringraziare l'Ariston e poi vi voglio dire che in questi giorni che siamo stati qua a Sanremo, non mi veniva in mente, ama, che questo è il festival della canzone italiana, si sono cantate tantissime bellissime canzoni d'amore. L'amore su questo palcoscenico è stato declinato in tutte le forme possibili, ma c'è un amore di cui non si parla mai, viceversa, ci avete mai pensato? Ed è un amore invece fondamentale, che è l'amore che dovremmo avere per i nostri diritti, i diritti che ci spettano, chiunque tu sia. Ognuno di noi nella vita ha i propri amori, che lo qualificano, lo identificano, gli danno un'identità, ma anche e soprattutto dei diritti che stanno alla base di una parola che in questo mondo di facili, stupide polemiche, in cui tutto quanto viene spesso bollato con questa parola retorica che poi non si sa neppure cosa voglia dire, è una parola che in realtà io stasera voglio far risuonare davanti a tutte queste persone che ci stanno guardando, perché è una parola invece molto bella. Ed è la parola dignità. Viva la dignità. Stefano Massini, Paolo Iannacci, grazie. Io volevo velocemente ringraziare Amadeus, che ci ha dato la possibilità di cantare questo bel brano qui. Non ti avevo ancora ringraziato di persona, lo faccio adesso, grazie per la prima volta. Grazie a voi. Ringrazio l'orchestra e Maurizio Bassi, che ha diretto l'orchestra. Grazie. Grazie maestro. A tra poco con Sanremo 2024. Grazie. Thank you.